Eccomi qua ragazzi, nuovamente in pesca. Oggi mi trovo nelle campagne del trail ferrarese tra Ferrara e Rovigo. Sono in un canale dove praticamente non sono mai venuto, però mi intrigava, ecco, pescare in questo posto qua. Sono poco distante da una strada abbastanza frequentata, però ecco, non dovrei essere disturbato da, diciamo così, dalle macchine che passano. Il mio intento oggi è quello di provare delle nuove esche di Casa Le Bubaite. Per me è la prima volta che le provo, quindi vedremo che cosa capita. Intanto vado a mettere giù le canne. Ed ecco qua, la canna è pronta, provo a mettere su le mie nuove esche e vediamo quello che capita, e se capita qualcosa naturalmente ve lo farò sapere, quindi a dopo. Eccomi qua ragazzi, qualcosa di inaspettato veramente. Se questo è il risultato delle nuove esche, quest'anno sarà una strage. Per me è passato forse due minuti, avevo già il segnalatore praticamente impazzito. Eccola qua, la prima. A questo punto dico la prima della giornata, perché mi aspetto grandi cose. Se questo è così l'antipasto, chissà cosa succederà. Nel frattempo vi faccio vedere la prima che è venuta su, ed è bellissima, perfetta, bellissimo pesce. Bene ragazzi, sono passati 2 minuti da quando ho messo giù l'esca, quindi mi vado a mettere in posizione e vediamo quello che capita. Spero che ci vediamo ancora. Eccomi qua, altro pesce. Ho avuto una cosa un po' strana. A un certo punto mi ero accorto che vedevo dei leggeri sussulti del segnalatore visivo, ma non mi partiva, quindi vedevo proprio il segnalatore che andava su e giù e poi si fermava, e l'ho visto in parecchie volte, quindi ho capito subito cosa stava capitando, e quindi non ho fatto altro che modificare i miei inneschi. Poi un giorno vi spiegherò che cosa era capitato. Nel frattempo vi faccio vedere questa. Chiaramente modificando l'esca vi do così un anticipo. Non ho fatto altro che fare una piccola modifica sull'assetto dell'esca. Ecco qua che la partenza è venuta immediatamente. Altro pesce. Quindi le nuove esche stanno dando i loro frutti. Non vi posso dire più di tanto, proprio perché l'esca è ancora in fase di test, quindi nel momento in cui sarà
disponibile, sarà sul mercato, vi spiegherò poi come funziona. Nel frattempo vi dico solo questo, che una leggera modifica all'assetto ed è partita immediatamente. Ecco l'altro pesce che è venuto. Faccio presente che comunque siamo in un periodo in cui la temperatura dell'acqua è veramente bassa. Insomma, di notte siamo sempre intorno ai 4 gradi, meno 5 anche, quindi direi che la nuova esca sta dando dei buoni risultati. Andiamo avanti così, a dopo quindi. Ragazzi, sta capitando qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Partenze a raffica, cioè veramente una cosa che non mi aspettavo, una roba del genere. A parte forse aver trovato l'inghippo, ma veramente così tante partenze in poco tempo non me l'aspettavo. Ecco l'ultima che è venuta su. La sento congelata come le mie mani. Eccola qua, l'altro pesce che è uscito. Un attimo che si sta, questa è particolarmente agitata. Ecco qua, bel pesce anche questo, bella carpa di questa qua. Mi ha fatto saltare l'avvisatore. Bene ragazzi, ve la faccio vedere l'ultima volta e poi la vado a liberare anche lei. Eccola qua, l'ultima che è venuta ad assaggiare la nuova esca. A quanto pare piacciono anche, perché praticamente le attacco proprio benissimo. Mi ricordo l'anno scorso d'inverno le carpe che agganciavo ne perdevo tantissime, probabilmente mangiavano male, forse per il freddo, quindi l'aspirazione era praticamente minima. Questa volta le aggancio e non ne perdo una, agganciate bene, in profondità, quindi contento, soddisfatto delle nuove esche. A presto. Eccomi qua nuovamente. A volte basta poco, è bastato praticamente una piccola modifica all'innesco e tutto è cambiato. Spesso ci fossilizziamo su un innesco e poi così ci piangiamo addosso dicendo che non mangia, eccetera. Basta veramente poco. Oggi ho avuto la prova che ho cambiato una piccola cosa che poi, come vi dirò, anzi come vi ho detto, vi dirò, perché adesso non posso svelare più di tanto, perché questi sono esche che stiamo testando, però è bastato cambiare veramente poco ed è cambiato completamente tutto. Ecco l'ultima. Bella regina che mi ha impegnato veramente nel combattimento. Sono veramente combattive. Canale che mi ha dato veramente delle prede oggi, dei pesci che veramente di una potenza che non è. Poche volte ho sentito con pesci di questa taglia e veramente mi sto divertendo tantissimo.
direi che queste esche sono pazzesche. Comunque prossimamente le avrò anche in negozio. Bye bye. Eccoci qua nuovamente, ragazzi, è veramente una strage, c'è una attaccata all'altra, mai visto niente del genere, un'esca veramente micidiale. Ecco l'ultima che, mentre ero lì che pensavo a se funziona bene come funziona con le carpe, quest'esca qua, se funziona con gli Amur, sarà un anno devastante. Nel frattempo me la godo con le carpe. E poi spero di farvi vedere quest'anno una carrellata di Amur come oggi le carpe. Sono fiducioso e vi prometto che ve la farò vedere. Ed eccomi qua, ragazzi, eccomi qua con una giornatona alle spalle pazzesca. Il test delle nuove esche è andato come meglio non poteva andare, insomma. Non so quante ne ho prese, io penso di averne prese, tra quelle che vi ho fatto vedere e quelle che non vi ho fatto vedere, più o meno saremmo state su una decina, 10-12. Una, eccola qua, l'ho appena tirata su, l'ho appena liberata e adesso mi appresto a far su le canne. Quindi meglio non poteva andare. L'unica cosa che sarà il test veramente importante sarà il mio, quello che diciamo che io amo particolarmente, che voi sapete, che sono gli Amur. Fra poco si apre la stagione degli Amur, io sarò là e io spero che sarà veramente una strage, e spero proprio di farvene vedere di tutti i colori proprio. Meglio dell'anno scorso, già l'anno scorso è andata veramente alla grande con Amur pazzeschi, Amur diciamo vicino ai 30 kg, poi veramente l'anno scorso come quantità di Amur ne ho presi veramente tantissimi. Quest'anno voglio superarmi, anche perché le armi che ho quest'anno sono maggiori. Ogni anno LV Bite mi dà delle armi che sono sempre meglio dell'anno precedente, quindi la mia esperienza, chiaramente, anche se ormai è trentennale, comunque vedo che proprio in questo periodo, anno per anno, diciamo che imparo di più in questo periodo che veramente gli anni scorsi, forse perché gli anni scorsi, gli anni 4-5 anni o anche forse 6 anni fa, il pesce era diciamo così meno diffidente, ce n'era una quantità maggiore, quindi non avevo necessità di inventare e trovare strategie sempre nuove. Il pesce c'era, si prendeva, bene o male, insomma, veniva su. Ora le cose sono veramente cambiate. Il bracconaggio, purtroppo, e ho notizie anche quest'anno di stragi di pesce, io ho il cuore a pezzi proprio per il fatto che mi danno notizie veramente allarmanti di stragi proprio nel nostro territorio, qui nel Basso Ferrarese. Ho visto foto di quantità di pesce, soprattutto Amur, ucciso, che era veramente straziante. Comunque fiducioso, insomma, le armi per poterne prendere ne ho, ormai l'esperienza purtroppo ne ho tanta e fortunatamente anche un po' di inventiva, insomma, quindi diciamo che sicuramente vi stupirò anche quest'anno e vi farò vedere tanti e tanti tanti pesci, insomma, quindi ci vediamo. Ah, poi
seguitemi perché poi vi devo spiegare un po' che cosa oggi ho, ho cambiato per poter prendere tutto il pesce che ho preso, insomma. Qualcosa ho modificato ed è stata la svolta. Quindi, a presto. Bye bye da Tello. Io intanto vado a far su le canne.